Sapevi che esisteva un dinosauro più grande della balena blu? O che il T-Rex è stato erroneamente chiamato re dei dinosauri? Oggi il passato sta tornando in vita. Gli incredibili reperti fossili del nostro video ti mostrano quali incredibili creature vivevano un tempo sul nostro pianeta. Mettiti comodo, prendi uno snack e allaccia le cinture. Perché questo gigante ha fatto tremare la Terra? Dimentica la giraffa e l'elefante africano. Circa 102 milioni di anni fa, un colosso dal collo lungo camminava sulla Terra, superando anche i più grandi animali terrestri dei tempi moderni. Battezzato con il nome scientifico di Patagotitan maiorum, i paleontologi sapevano già di aver trovato qualcosa di estremamente grande quando scoprirono le prime tracce fossili in Patagonia. Mentre il gigante scuoteva il suolo dell'attuale Argentina nel periodo Cretaceo, era lungo oltre 31 metri e pesava ben 69 tonnellate. Per mettere le cose in prospettiva, questo peso equivale all'incirca a quello di 12 elefanti africani adulti. Con queste cifre impressionanti, il Patagotitan butta giù dal podio anche il Dreadnoughtus, che in precedenza era considerato il più grande dinosauro conosciuto. La stima del peso si basa sulle gigantesche ossa delle gambe. Il solo femore misurava quasi 2,5 metri e pesava mezza tonnellata. Il fossile scoperto è impressionante anche per la sua quasi completezza. Gli esperti hanno faticosamente riportato alla luce le ossa vertebrali, le costole, le zampe anteriori e posteriori e parti dell'anca. Questo dinosauro era più grande di una balena blu? Con le sue dimensioni straordinarie, il Patagotitan si aggiunge facilmente alla lista degli animali più grandi della storia della Terra. Eppure, nessun'altra creatura si avvicina all'imponente balenottera azzurra. Questi giganti gentili possono raggiungere l'incredibile lunghezza di 33 metri e un peso di 200 tonnellate. Però potrebbe essere esistita una creatura che un tempo stupiva il suo ambiente con dimensioni paragonabili. Il Maara Punisaurus fragilimus. Se le misure del corpo più grandi ipotizzate sono corrette, questo dinosauro pesava ben 100 tonnellate e con i suoi 35 metri era persino più lungo della balena blu. In effetti questo renderebbe la lucertola preistorica il più grande dinosauro mai conosciuto. Tuttavia questa scoperta rivoluzionaria ha anche un grosso inconveniente. Gli unici resti fossili sono andati perduti poco dopo la sua scoperta, avvenuta nel 1870. Di conseguenza le descrizioni di allora non possono più essere verificate oggi. Stime più recenti ipotizzano addirittura che il collo lungo fosse in realtà molto più piccolo. Questo è il vero re dei dinosauri. Il nome Tyrannosaurus rex non significa altro che re delle lucertole tiranne, ma il T-Rex porta giustamente questo titolo. Il carnivoro, lungo fino a 13 metri e pesante 8,8 tonnellate, era davvero il più grande predatore di tutti i tempi? Ebbene, i fossili di Spinosaurus rispondono a questa domanda con un secco no. Infatti gli esperti stimano che il colosso, estintosi circa 94 milioni di anni fa, fosse più lungo di 5 metri e più pesante di diverse centinaia di chili rispetto al T-Rex. Tuttavia, i due contendenti al trono della grandezza non si sono mai incrociati. Il Tyrannosaurus rex apparve sulla scena terrestre solo 25 milioni di anni dopo. Le prime ossa dello Spinosaurus furono trovate in Egitto nel 1912, ma furono distrutte durante la Seconda Guerra Mondiale. Fortunatamente, in seguito la Terra ha rivelato altri resti dell'impressionante carnivoro. Escludendo le impressionanti sporgenze simili a spine sulla schiena, Spinosaurus, con il suo cranio allungato, le zampe posteriori corte e gli artigli appiattiti, assomigliava a un coccodrillo di dimensioni eccessive. E in effetti, le attuali scoperte dei ricercatori suggeriscono che il predatore fosse un vero e proprio topo d'acqua. Oltre agli adattamenti fisici, anche l'analisi del minerale apatite dei denti di Spinosaurus lo conferma. Quindi, pur vivendo almeno in parte in acqua, probabilmente cacciava soprattutto pesci di grandi dimensioni, come l'Onchipristis. Questa creatura è vissuta 140 milioni di anni prima dei dinosauri. Alla luce di tutte le entusiasmanti scoperte, film e documentari, non dobbiamo dimenticare una cosa. I dinosauri non sono stati ovviamente le prime creature viventi sulla Terra, e mentre la ricerca delle radici della vita è ancora accompagnata da enormi punti interrogativi, gli esperti si sono imbattuti nei resti di una creatura che si è evoluta molto prima delle lucertole preistoriche. Scoperto nelle rocce sedimentarie dell'isola Ellesmere in Canada, il Tiktaalik visse tra i 384 e i 376 milioni di anni fa.
Secondo le nostre attuali conoscenze, l'era dei dinosauri è iniziata solo circa 245 milioni di anni fa. Come cosiddetto pesce dalle pinne di carne, Tiktaalik assomigliava ad altri pesci ossei per quanto riguarda le squame, la struttura della mascella e la disposizione delle pinne, ma aveva anche una serie di caratteristiche anfibie. Infatti, questa creatura aveva un cranio accorciato, un collo flessibile e articolazioni di gomito e polso. Grazie a queste caratteristiche, Tiktaalik non solo era in grado di risucchiare la preda, ma anche di afferrarla e morderla, una capacità che fu di straordinaria importanza per lo sviluppo della vita terrestre. I nostri antenati hanno visto questa tigre dai denti a sciabola. Per molto tempo gli esperti hanno creduto che l'Homotherium latidens si fosse estinto 300.000 anni fa. E chi può biasimarli? Dopotutto questa era la storia raccontata dai reperti fossili. Ma recenti scoperte suggeriscono che questa specie di gatto dai denti a sciabola sia sopravvissuta molto più a lungo, fino a 28.000 anni fa. Sapendo che gli imponenti felini erano originari dell'Eurasia, è emersa un'altra scoperta entusiasmante. Se la datazione dell'età è corretta, l'Homotherium latidens viveva fianco a fianco con l'uomo europeo di Cro-Magnon. Anche una misura del Paleolitico superiore rivenuta nei Pirenei francesi sarebbe a favore di questa ipotesi, anche se la sua interpretazione è tutt'altro che controversa. Questo fossile ha riscritto la storia dell'umanità. Aveva circa 25 anni, era alto 1,7 m, era dannatamente peloso ed è anche lo scheletro più antico e quasi completamente conservato di un preumano. Scoperto in Etiopia nel 1974 e battezzato Lucy in riferimento a una canzone dei Beatles, si stima che l'individuo sia morto 3,2 milioni di anni fa. In realtà Lucy ha anche aperto le fila della specie precedentemente sconosciuta Australopithecus afarensis. Tuttavia, alcuni ricercatori ritengono che in questo caso si tratti di uno scheletro maschile. L'importanza di questi ritrovamenti per comprendere la nostra storia evolutiva è dimostrata anche dal cosiddetto bambino di Taung. Si tratta del cranio fossile di un preumano scoperto in Sudafrica nell'autunno del 1924. Con un'età di oltre 2 milioni di anni, il bambino di Taung non era solo il più antico fossile preumano trovato in Africa all'epoca, ma anche il primo. Inoltre, la creatura di 3 o 4 anni, che molto probabilmente fu vittima di un uccello rapace, ribaltò completamente il consenso scientifico. Fino ad allora, la maggior parte degli esperti era convinta che gli esseri umani fossero fioriti in Asia. Anche se tutti i ritrovamenti di ominidi più vecchi di 2 milioni di anni sono stati registrati esclusivamente in Africa, il ruolo del continente come culla dell'umanità è talvolta oggetto di un acceso dibattito. Dopotutto, siamo sempre solo intelligenti quanto lo stato attuale delle scoperte ci permette di essere. Uno squalo alato? Nel marzo 2021, un nuovo studio ha rivelato l'esistenza di una bizzarra creatura. Circa 93 milioni di anni fa, uno strano squalo alato nuotava nelle acque al largo delle coste dell'attuale Messico. Naturalmente, l'Aquilolamna milarche non spiccava il volo con le sue pinne alate, nonostante ciò aveva una notevole apertura alare di quasi 2 metri. Poiché il corpo misurava solo 1,65, lo squalo preistorico era più largo che lungo. Visivamente assomigliava a un incrocio tra gli squali di oggi e le razze del diavolo. E proprio come queste ultime, lo squalo alato era probabilmente un animale filtrante che divorava piccoli animali simili al plancton. Il bisnonno dei cefalopodi. Incredibile ma vero, ci sono scienziati che credono che le seppie siano aliene. Secondo loro, i cefalopodi non si sono evoluti sulla Terra, ma sono stati trasportati sul nostro pianeta natale completamente sviluppati da meteoriti. Chissà se questo vale anche per il nuovo e allo stesso tempo antico cefalopode che gli esperti hanno recentemente descritto per la prima volta. Probabilmente la risposta a questa domanda è ancora scritta nelle stelle. Tutto ciò che è certo è che i fossili di questo animale ancora senza nome risalgono all'inizio del periodo cambriano e hanno circa 522 milioni di anni, e sono estremamente piccoli. Un esemplare era lungo appena 1,4 cm e largo 0,3. Nel contesto generale, questa scoperta suggerisce che i cefalopodi si sono formati proprio all'inizio della cosiddetta esplosione cambriana. Questa fu la prima, quasi simultanea, comparsa di quasi tutti gli attuali fila animali. Tutto è iniziato con questo fossile.
Sapevi che le ossa fossilizzate di Iguanodon sono state le prime a essere assegnate inequivocabilmente a un dinosauro? Mentre il geologo William Smith aveva già trovato un frammento di tibia nel Sussex nel 1809, Gideon Mantell scoprì diversi denti nella stessa zona 13 anni dopo. Data la somiglianza dei denti con quelli delle odierne iguane, chiamò l'animale Iguanosaurus, che non significa altro che lucertola iguana. La domanda su quale fosse l'aspetto di questo animale lungo 8 metri e pesante fino a 4,5 tonnellate, ha ricevuto risposte diverse nel corso del tempo. All'inizio si riteneva che l'Iguanodon camminasse su quattro zampe, in seguito è stata considerata più probabile una postura simile a quella di un canguro. Attualmente però gli esperti sono di nuovo dell'idea che preferisse una modalità di locomozione a quattro zampe. Il dinosauro, che si estinse circa 112,9 milioni di anni fa, è noto anche per i suoi caratteristici pollici. Ma mentre per noi il pollice che punta verso l'alto è un segnale positivo, nel caso dell'Iguanodon l'escrescenza a forma di spina aveva una funzione leggermente diversa. Probabilmente veniva usata come arma. Infatti, l'osso del pollice appuntito è sembrato così insolito agli scienziati che inizialmente lo hanno scambiato per un corno e lo hanno erroneamente collocato sul naso. Ti piace conoscere i più incredibili reperti fossili e le loro emozionanti storie? Allora iscriviti e aspetta molti altri video su questo argomento emozionante.